sono sicuro. La presa so che questa sera è in diretta dalla festa dell'Unità di Modena. Sarà molto difficile, ma non sono sicuro che lo venga fatta. Zanda, capogruppo del PD al Senato. Deputati, se esiste una strada per fare una cosa, una legge elettorale utile con una maggioranza del 51%, questa la troveremo. Io quello che posso dire è che se la Camera farà una buona legge elettorale, se farà una legge elettorale che vada bene in Italia, io posso dire che al Senato questa legge passerà. Questo lo posso dire, perché però in questo momento io veramente starei attento a quello che fa la Camera. Però ecco, legato alla legge elettorale c'è il problema della coalizione. Certo, sì. Qual è il punto? E poi il PD. No, non vorrei scandalizzarti. Allora, che l'Italia serva un governo servirà alla prossima legislatura, un governo di coalizione, certo. Qualsiasi legge elettorale non darà a nessun partito il 51% dei parlamentari. Quindi certamente sarà bisogno di un governo di coalizione. A questo punto, guardate, che più della legge elettorale, coalizione sì o coalizione no, quello che importa sono i rapporti dei partiti. La cosa più grave e direi la cosa più pericolosa in politica è la mancanza di colloquio dai partiti, è l'isolamento politico, è la difficoltà del rapporto. Quindi io quello che in questo momento chiederei alla politica, per quel che mi riguarda, e tu hai citato i 5 anni del Senato, la regola di questi 5 anni è stata il rapporto continuato, quotidiano, con tutti i gruppi parlamentari, anche con quelli di opposizione. Io credo che il rapporto, che la politica non si possa fare senza un continuo rapporto politico tra i partiti. Ed è questo il punto più dolente di questa fase politica. Cioè vedo che i rapporti sono spesso difficili. Pensi che Renzi sia una persona che li rende più difficili o che riesce, diciamo, a semplificarli questi rapporti? Ma sai, possiamo dare tutte le responsabilità a Tizio, a Caio Semprone, eccetera, però quel che vedo è che la politica è come la vita di tutti noi, e come nella vita di tutti noi i rapporti sono sempre bilaterali, non è mai uno solo che decide se i rapporti sono buoni o sono cattivi. Quindi il tema andrebbe esaminato con molta onestà intellettuale. Io sono molto attento anche a parlarne, e voi capirete bene perché con una maggioranza al Senato di pochissimi voti bisogna parlare di queste cose con molta attenzione, con molta prudenza. Però penso che quando tra noi e qualche altro gruppo i rapporti sono idee difficili, insomma, non penso che fosse Renzi che decideva il clima politico. Penso che il clima politico dipendeva da molti, molti fattori. Allora, a proposito di questi fattori, ti volevo chiedere, diciamo, di un tema che sui giornali oggi è molto presente, anche se a me fa un po' sorridere, no? È il tema delle elezioni siciliane. Mi fa sorridere, no? Perché la Sicilia è una regione molto grande e la vota adesso, quindi poco prima delle politiche, in un momento in cui poi il dibattito politico deve portare, appunto, condurre in porto una legge di bilancio, si vota il 5 novembre. No, mi fa sorridere quando si dice che il modello siciliano è importantissimo perché poi è un modello che dovrebbe poi
diciamo, prefigurare quello che sarà il modello delle alleanze, di come si presentano i partiti alle prossime elezioni. No, mi fa ridere non per la Sicilia, che è un posto meraviglioso, ma perché certo come è stata amministrata quella regione, il fatto che diventi un modello dovrebbe essere secondo me un modello negativo, cioè, completamente. Invece magari uno dice c'è il modello Emilia Romagna, l'Emilia Romagna è una regione ben amministrata, poi uno può avere, diciamo, comunque sia amministrata in maniera decente, e certo la Sicilia invece in tutti questi anni non è certo una regione che brilla per capacità amministrative di tutti i colori. Però ecco, lì c'è un punto, però insomma invece Berlusconi ha creato quella che poi tutti dicono potrebbe essere l'alleanza che si presenta alle elezioni anche con questa legge elettorale, cioè che prevede le liste uniche, singole, di partiti che si presentano agli elettori e non le coalizioni. E invece il centrosinistra combina un po' di pasticci, scorie della scissione, MDP vuole andare da solo, però invece accusa il PD di andare con Alfano. Io volevo capire da te, ora i giochi sembrerebbero fatti, PD e Alfano hanno presentato un loro candidato e MDP invece pensa di andare da solo, però ci sono dei modi per rimettere insieme i cocci di questo centrosinistra: le primarie, un azzeramento delle candidature che sono già state presentate, oppure ricostruire un dialogo, un'offerta del PD ai bersaniani, dalemiani, MDP. Secondo te queste strade vanno percorse ormai lo schema è questo ed è bene, diciamo, non cambiarlo? A me sembra francamente che la cosa che trovo più stupefacente è il comportamento del centrodestra. Cioè, io devo dire, sono veramente colpito. Cioè, Berlusconi in Europa sta con la Merkel, Salvini in Europa sta con la Le Pen. Francamente questi che possano adesso per opportunismo elettorale, per pure l'elettorismo elettorale, fare senza che ci sia la cosa di a scandalo, che possano fare un'alleanza in Sicilia, a me sembra una cosa francamente molto, molto originale, molto fuori norma. Noi, mi sembra che stiamo arrivando, anch'io vedo le cose da lontano, mi sembra che stiamo arrivando ad una buona candidatura del rettore dell'Università di Palermo, mi sembra che abbia una larga, ci sia una larga convergenza, è un candidato che è stato tra l'altro per primo indicato dal sindaco di Palermo, da Orlando, quindi non è nemmeno un candidato che nasce da una designazione del Partito Democratico, nasce dall'idea che servisse una larga maggioranza, anche i nostri compagni di MDP avevano indicato la possibilità di seguire le indicazioni di Orlando inizialmente. Poi la presenza di Alfano nella maggioranza, ragazzi, Alfano è nella maggioranza, Se Alfano non fosse nella maggioranza noi saremmo andati alle elezioni da 3 anni, quindi insomma adesso io credo che poi bisogna anche avere la lealtà. A me piacerebbe moltissimo un governo di sinistra, di centro-sinistra e basta, non ci sono i numeri in Parlamento e quindi in questo momento Alfano è nostro alleato in Parlamento, senza di lui non avremmo la maggioranza e credo che questo sia chiaro a tutti, compreso MDP. E quindi secondo te resta una componente fortissima di risentimenti personali anche in queste scelte politiche che si sono fatte in Sicilia da parte di MDP? Ma guarda, spero di no, perché con i risentimenti personali non si fa più. Cioè sostanzialmente un desiderio di far perdere il PD di Renzi. Non, con i risentimenti personali non si va lontano. Quindi io spero che non sia così. Spero che non sia così. Francamente non vedo quale sarebbe
l'utilità per la sinistra italiana, per il centro-sinistra italiano, per far perdere il PPD. In questa fase della storia d'Italia è l'architrave che ha tenuto la democrazia in Italia solida. È il PD. In questa legislatura noi saremmo andati a votare dopo poche settimane senza il Partito Democratico. Il Partito Democratico ha tutto quello che tu hai prima nominato come nostra attività legislativa, e non solo quello, perché noi non abbiamo fatto soltanto riunioni civili. Noi in materia di diritti abbiamo fatto moltissimo, dai minori non accompagnati che finalmente hanno una regola, al terzo settore che finalmente ha una disciplina, insomma abbiamo fatto abbiamo soprattutto preso un paese che stava in una situazione economica disastrosa, -1-2% di PIL, oggi riusciamo in qualche modo a risalire la china, stiamo cercando di riportarlo su da un punto di vista dell'occupazione, che siamo quasi 1 milione di occupati e sono una realtà. Certo, non tutti sono a tempo indeterminato, ma perché è cambiata la società, è cambiato il modo di lavoro. Se il PIL industriale, cioè la produzione industriale, è cresciuta nell'ultimo anno del 7,6%, sono dati molto importanti. Se cresce l'occupazione, voglio dire, sono dati che ci fanno cambiare la prospettiva. Ed anche la politica di Gentiloni e Minniti sull'immigrazione è una politica seria. Guardate, in questo momento, nel quadrante mondiale del quale noi non ci occupiamo, perché sembra che la cosa non riguardi nessuno, ci sono due fatti, che sono due fatti giganteschi. Uno è questa terrificante politica della Corea del Nord, terrificante politica dalla quale non riesco a capire in che modo l'Occidente o comunque il resto del mondo riuscirà a reagire. E l'altro fatto importante è che noi abbiamo in Europa finalmente un barlume di conduzione, perché il vertice di Parigi della settimana passata, nel quale l'Italia ha avuto riconoscimenti, ha svolto un ruolo, Gentiloni è stato lodato e apprezzato, insomma è un vertice che ha dimostrato che l'Europa può anche rimettere in discussione il trattato di Dublino sulle migrazioni, che l'Europa può farsi carico di una politica per il continente africano, che sia una politica non soltanto così episodica, ma una politica strutturale. Quindi le notizie che sentiamo anche delle possibili accordi tra l'Italia e la Francia sui nostri cantieri navali, insomma stiamo facendo qualcosa. Ecco, tutto questo io penso che non c'entri nulla e che comunque io sento stridere con gli interessi di partito, di corrente qui o lì, su e giù in Italia. Questo francamente non so che è così. Perché in questa fase è il mio mestiere, ma non trovo che sia una cosa lodevole. No, questo non c'è dubbio, però appunto avvicinandosi le elezioni, un partito appena nato come l'articolo 1, Democratici e Progressisti, è chiaro che diciamo ha un interesse a dimostrare che senza di lui e passa attraverso il primo voto disponibile, che è questo diciamo della Sicilia. Insomma, no, non voglio dire, mi rendo conto che si vola più bassi, ma diciamo fa parte un po' anche della politica a volte volare bassi, insomma. Ah, io ho difficoltà, guarda, perché vedi, io con i rapporti tra il gruppo del Partito Democratico e il gruppo di MDP al Senato sono rapporti ottimi. Stavano tutti nel gruppo tuo, quindi. Sì, sì, sono rapporti politici molto buoni, non abbiamo veramente, abbiamo un livello di collaborazione, non ricordo problemi seri, però io non posso non dire che nel mio vocabolario politico la parola scissione non esiste. Io non considero la parola scissione
una parola che dentro il mio vocabolario politico, io penso